Due secondi, una domanda, sì. Solo una domanda. Come mai? Sì. Cioè, perché ha detto che il Movimento 5 Stelle di Galliera stava raccogliendo delle firme contro di lei? Contro di lei. Me l'hanno detto. Allora, no, però, non c'è scritto raccolta firme. No, cioè, l'ha detto su Facebook. Sì, sì, no, l'ho messo su Facebook. L'ha detto e noi abbiamo chiesto spiegazioni, visto che non è assolutamente vero. No, perché non avremo mai questa cosa qua di raccogliere firme contro un altro candidato. Perché? No, era tanto contro un altro candidato, era perché io mi dovevo dimettere dalla sua associazione. E quello, infatti noi la rispettiamo, cioè che è una persona seria, e però nonostante i nostri richieste di chiarimenti, visto quello che ha detto, non ci ha dato nessuna risposta. Dunque, allora, aspetta. Il discorso è questo, noi abbiamo lanciato questo messaggio perché mi è arrivato da Galliera questo discorso qua. No? No, era poi a Bugani, certo punto, questa è una cosa. Sì. Poi a un certo punto abbiamo detto basta, chiudiamo questa polemica e non ne vogliamo più sapere niente. Poi sono... Io non ho letto quella cosa. No, noi abbiamo... Cioè, basta, non rispondiamo. Difatti a un certo punto non abbiamo più risposto a nessuno su questo problema. Sono arrivati altri... Non ha chiesto correttamente, proprio educatamente, anche dei chiarimenti, visto che ci ha attaccato a noi, che non abbiamo fatto contro la sua persona assolutamente niente. Volevamo sapere... No, a me qui mi hanno informato. Allora, a meno che ci dica chi l'ha informato, che non andiamo a chiedere a chi ha informato male lei, perché noi dobbiamo essere chiari. E l'informazione iniziale è venuta da quella che si è saputa dal Bugatti, come detto? Bugani non c'entra niente. Sì, no, Bugani non c'entra, allora, perché lui è Bologna, noi Galliera. Ha detto quella cosa lì. Allora, allora Bugani, Bugani ha detto. Bolognese nel momento in cui è candidato si dovrebbe dimettere. E quello allora, è un noi altro discorso, come... tu insomma, ci pensano i nostri associati. Come l'ha detto anche il sindaco di Bologna, questo è una cosa a parte. È un altro problema, punto a capo. Il problema diventa che a un certo punto mi è arrivato, io non vi ho visto, no? Appunto, con molta onestà vi dico, io non vi ho visto. Mi è arrivato la comunicazione. Ma infatti noi da Galliera, abbiamo pensato detto, da Galliera è arrivata la comunicazione da Galliera. Allora, Galliera è venuta, voi stavate raccogliendo delle firme, stavate facendo qualche cosa, cosa state facendo? Noi abbiamo raccolto le firme come ha fatto in tutta Italia per presentarsi in Parlamento, ma non c'entra assolutamente niente. Ah, ho capito. Io avevo chiesto a Teresa se ci poteva mandare dei consiglieri comunali per certificare la raccolta firme per il Movimento 5 Stelle, ma visto che secondo me nel PD non sanno che il Movimento 5 Stelle doveva raccogliere firme, hanno pensato a qualcos'altro. Sì che lo sanno, perché siamo andati in comune, abbiamo presentato. Cioè l'unica è questa, però... Ma voi lì sopra avevate dei volantini su bolognesi e roba del genere? No, no, zero. E non vedo neanche motivo. Non so come è venuto fuori il problema. Siamo già volete venire su a sentire o no? No, chiedo se sa chi l'ha mandato la comunicazione, così ci spiega perché. No, adesso io al signore gli chiedo esattamente la cosa. Come noi abbiamo anche già datemi una telefonata, datemi un numero di telefono, io vi telefono, non c'è mica problema. Molto volentieri. Siccome io Facebook non lo uso tanto, mi dovete scusare, capito? Aspetta. No, perché sì, chiedervi scusa se sto facendo non è un problema. No, ecco, che noi abbiamo deputato una persona seria per l'associazione. Ti ringrazio per il mio reputato, una persona seria. Vi do la risposta sicuramente domani o domani l'altro vi do la risposta, va bene? Intanto la ringraziamo, scusi la salto, però ve l'avevamo... No, mica salto. Avevamo saputo che era a casa nostra, allora ve l'avevamo sapere. Sì. Buonasera, ciao. Grazie.